Allo stadio Nino Novara, la città di Messina batte il Ribera 2-0 e rafforza il terzo posto in classifica. Per i Crispini invece continua il momento negativo, ma la permanenza in Serie D non sembra a rischio. I biancoazzurri non sono stati all'altezza del big match. La città di Messina è stato cinico e spietato ed ha sfruttato al meglio due perfetti contropiede. Il vantaggio degli ospiti però è stato duramente contestato dai padroni di casa. Al minuto 15 del secondo tempo Tiscione è fuori dal gioco per farsi aggiustare la medicazione alla testa, ma quando vede i compagni di squadra andare in contropiede scatta in campo, riceve il pallone, punta la porta a Ribera e segna così l'1-0. Va nelle proteste della formazione del presidente Ezio Ruvolo, sia l'arbitro che l'assistente assegnano la rete. Un gol che ha condizionato e determinato la restante parte della gara. Il primo tempo è stato povero di emozioni, squadre fin troppo guardinghe. Città di Messina ben messo in campo, ordinato a centrocampo, impenetrabile in difesa ma fin troppo leggero in attacco. Il Ribera, senza Brucoleri in panchina perché squalificato, si affida al gioco sulle fasce per provare a servire Cortese e Pollina. E sono proprio loro due ad avere l'occasione per portare avanti il Ribera. Passaggio a rimorchio di Montalbano, Cortese liscia la sfera e Pollina calcia fuori. Il Città di Messina non impegna quasi mai Infantino, il portiere agrigentino non corre mai seri pericoli. Il Ribera prova a sbloccare la partita con Montalbano, ma Di Salvo è attentissimo. Poi Infantino smanaccia una punizione cross di Avola con assenso in agguato. Il primo tempo finisce senza reti. Partenza sprint della Ribera nel secondo tempo. I biancoazzurri attaccano con maggiore determinazione. Calvaruso e le Greci vanno spesso al cross, ma la difesa peloritana risponde colpo su colpo. Poi, nel momento di maggiore spinta del Ribera, il Città di Messina azzecca il contropiede vincente. Tiscione interrompe la medicazione alla nuca e partecipa all'attacco del Città di Messina e segna il contestatissimo 1-0. La squadra di casa non ci sta e si catapulta nella metà campo ospite. Dentro anche Erbini per Palazzo, ma ad avere la palla del pareggio è il terzino Carlo Calvaruso. Tiro quasi a botta sicura e Di Salvo compie il miracolo deviando in angolo. Il Ribera chiede anche un paio di calci di rigore per presunti tocchi di mano e di braccia, ma l'arbitro lascia proseguire. Il Città di Messina non abbassa mai la guardia, rimane compatto e nel finale in contropiede chiude la partita. Al 93esimo il neoentrato Saraniti manda in gol il capitano Assenso. Il Città di Messina rimane ad esultare sotto la curva sud, occupata dai tifosi di casa. Piovono in campo oggetti e fumogeni che costeranno almeno un turno di squalifica allo stadio Novara già diffidato. Finisce dunque il peggiore dei modi, il turno infrasettimanale per il Ribera che perde alcune posizioni in classifica. Il Città di Messina blinda il terzo posto e si conferma la squadra più in forma del torneo. Adesso la pausa per le festività pasquali. La Serie D torna in campo il prossimo 7 aprile. Il Ribera giocherà in casa del comprensorio Montalto, il Città di Messina al Celeste contro il Forte Savoia.